Tiberio Parenti, difensore della Massese. La Massese a un certo punto, una volta finita in inferiorità numerica, probabilmente ha anche accolto con un certo piacere questo pareggio. Sì, sicuramente venivamo da una settimana dove abbiamo perso fuori casa col Ghivizzano, quindi dovevamo subito ripartire in primis dalla prestazione, e penso che dal punto di vista della prestazione abbiamo dato il massimo tutti. C'è stato questo infortunio che nel secondo tempo ci ha portato a rimanere un po' più compatti, e sinceramente quando siamo rimasti in 10 abbiamo avuto più occasioni noi che di loro, visto che loro non ne hanno avute. La Massese, diciamo, è in una certa difficoltà, mi sembra, nelle ultime tre gare, la sconfitta e i due pareggi non sono il ruolino di marcia che probabilmente ci si attendeva. No, dobbiamo focalizzarci su di noi, focalizzarci sul nostro miglioramento, soprattutto dal punto di vista mentale, e confermare la prestazione agonistica che abbiamo fatto oggi. Ultimamente la Massese non arriva, diciamo, con continuità davanti alla porta. Qual è il motivo secondo te? Il motivo, queste sono cose che non competono a me. Io posso solo dirti che sicuramente tutti i miei compagni, io e tutto lo staff e gli addetti ai lavori ci dedichiamo con la massima applicazione per far sì che la domenica raggiungiamo dei risultati. Poi ci sono delle volte che possiamo raggiungerli più facilmente e delle volte meno facilmente. L'importante è che continuiamo con la stessa volontà e la stessa voglia. In testa alla classifica, sorpresa, una Valdinievole Montecatini che è una neopromossa. Ma io ti confermo quello che ti ho detto prima: dobbiamo pensare a noi, al nostro cammino, non fare fronte a quello, non guardare quello che fanno le altre squadre, ma focalizzarci sui nostri miglioramenti e sui nostri risultati.